Ecco che affiora qualcosa, una massa metallica. Sembrerebbe... è un cucchiaio. Abbiamo trovato il cucchiaio di un soldato. Perfetto, guarda. Dopo 80 anni. Bellissimo. Ecco. Un cucchiaio. Vedi, con la caratteristica piega per infilarlo nella gavetta italiano. Un cucchiaio italiano, probabilmente un cucchiaio di un soldato sardo, perché qui, ricordiamo, ha combattuto la Brigata Sassari. Capo d'Orso, Sardegna settentrionale. Questa mitica roccia modellata dal vento, essenziale riferimento per i naviganti fin dall'antichità, domina le acque tranquille della rada della Maddalena. Essa, in un non lontano passato, ha costituito uno dei punti chiave della difesa italiana e ancora oggi riveste non poca rilevanza sul piano militare. Nell'estate del 1915, mimetizzata fra le rocce e i picchi maddalenini, era qui operativa un'importante piazzaforte marittima che faceva della Sardegna il baluardo avanzato dell'Italia nel Mediterraneo occidentale. La base era dotata di notevoli infrastrutture, tali da fornire adeguato supporto a una consistente squadra navale operativa e protetta da un rilevante sistema di forti, realizzati a partire dalla fine dell'Ottocento, e progettato in modo tale da fornire un'efficace copertura difensiva alle coste galluresi e all'arcipelago. Pilastri di tale sistema difensivo, i forti di Colmi e Nido d'Aquila furono costruiti quasi aggrappati alla viva roccia. Ecco i pozzi dei potenti cannoni a scomparsa da 343 mm, in grado di colpire a oltre 12 km di distanza. Tuttavia, la piazzaforte maddalenina, concepita allo scopo di bilanciare la presenza militare francese nel Mediterraneo, non ebbe modo di esplicare un ruolo di rilievo nel corso della Prima Guerra Mondiale. Alcune rare immagini delle flotte allora antagoniste, realizzate dal cineoperatore Lumière Francesco Felicetti nell'aprile del 1899, in occasione della visita nell'isola del re Umberto I e della regina Margherita.
Le corazzate italiane Sardegna e Sicilia alla fonda nelle acque sarde. Col patto di Londra l'Italia si era infatti legata alle potenze dell'intesa, scendendo in campo contro il mortale nemico di sempre, l'impero austro-ungarico. Fu pertanto il mar Adriatico il teatro privilegiato di azioni navali che talvolta sconfinarono nel campo della leggenda. Il contributo offerto dalla Sardegna alla causa dell'unità nazionale non ebbe dunque come scenario il mare, bensì le zone poste a ridosso degli antichi confini d'Italia che separavano la piana del Po dalle vallate dominate dall'impero asburgico. Ancora oggi innumerevoli monumenti, talvolta importanti e avvincenti, talaltra modesti e semplici, quasi in ogni abitato dell'isola perpetuano il ricordo di qualcuno che un giorno partì senza far ritorno. Fantasmi di bronzo, sentinelle del ricordo e della memoria. Furono migliaia i giovani sardi che, sfidando l'insidia dei sommergibili nemici, varcarono il mare all'indomani della dichiarazione di guerra dell'Italia agli imperi centrali. Inquadrati per lo più nei reggimenti delle brigate Reggio e Sassari, andarono a combattere sui campi di battaglia dell'Isonzo, sulle riarse pietraie del Carso, in Cadore, sull'altopiano di Asiago, lungo le sassose sponde del Piave. Le lunghe leggende in pietra grigia incastonate sui bianchi pilastri del Parco delle Rimembranze di Cagliari precisano i luoghi ove i reggimenti dei Sardi dettero prova del loro valore. Questi nomi, che riecheggiarono con meritato orgoglio per le vie della Sardegna di 80 anni fa, furono simbolo di una tempra e di un valore dei quali i soldati sardi ebbero modo di dare innumerevoli prove. Quelle memorabili pagine di storia quasi si animano percorrendo la sala delle milizie del castello di San Luri. Qui, dal 1925, si trova il museo risorgimentale Duca d'Aosta. Fu proprio Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, a destinare ai sardi, in riconoscimento del loro valore, la significativa collezione di cimeli qui custodita. Ecco la famosa mitragliatrice austriaca Schwarzlose, terribile protagonista di infiniti, furibondi assalti. Il curioso armamentario di un fucile da trincea, con il quale i cecchini, abilissimi tiratori, sparavano senza posa e all'improvviso sulle linee nemiche. Il tricolore che dalla torre di San Giusto sventolò su Trieste liberata. E l'uniforme del Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, della quale fece parte anche la Brigata Sassari. Nel parco del castello, i famosi obici Skoda, ormai silenziosi, evocano ancora timore. È a Tempio, entro le mura della caserma Fadda, che nel gennaio del 1915 si avviava la costituzione del 152esimo Reggimento Fanteria della Brigata Sassari. Il reggimento gemello, il 151esimo, andava formandosi invece a Sinnai. I complementi, tratti dal 45esimo e dal 46esimo reggimento fanteria della Brigata Reggio, di stanza a Sassari e Cagliari, furono subito avviati a un primo ciclo addestrativo. A maggio la nuova brigata era pronta, in tutto 6.000 uomini e 3 sezioni di mitragliatrici. Equipaggiati con le nuove uniformi grigio-verde, fregiate dalle mostrine biancorosse, i soldati si imbarcarono da Cagliari e Porto Torres fra il 13 e il 21 di quel mese. Per l'occasione fu requisito perfino un transatlantico, l'America, in partenza dal porto di Cagliari con i fanti del 151esimo.
A fine luglio, completato il suo schieramento sul Carso, la Sassari è pronta all'azione. Il 25 i sassarini scattano all'assalto. Ordine d'operazione numero 11, la conquista di Bosco Cappuccio. Dalla fine di luglio alla fine di settembre la brigata combatté quasi ininterrottamente. Il 21 agosto, dopo 20 ore di accaniti assalti, i sardi conquistavano l'imprendibile Trincerone, una munita postazione austriaca alle falde del Monte San Michele sulla strada per Gorizia. Quanto appare lontana ormai la Sardegna. Questi primi mesi hanno svelato il vero volto della guerra, fatica e sangue. All'inizio di novembre la brigata è nuovamente in linea. L'attende l'assalto a un obiettivo ritenuto imprendibile e contro il quale nulla hanno potuto i precedenti reiterati assalti, le munitissime trincee delle frasche e dei razzi. La battaglia, preparata con cura, comincia il 10 e si protrae in un susseguirsi di attacchi e contrattacchi, assalti all'arma bianca e furiosi corpo a corpo. Riporta il diario storico del 151esimo Fanteria alla data del 12 novembre. Avanzano altri plotoni del 151 e del 152, con magnifico slancio guidato con mirabile esempio dagli ufficiali. Sotto un intensissimo fuoco d'artiglieria e di mitragliatrici, dopo ripetuti assalti riescono a impadronirsi della posizione Trincea delle Frasche. Gli austriaci sono costretti a cedere. Il giorno dopo a cadere sarà la Trincea dei Razzi. La Sassari per quest'azione fu espressamente citata nel bollettino del Comando Supremo del 15 novembre 1915. Gli intrepidi sardi della Brigata Sassari resistettero saldamente sulle posizioni e con ammirevole slancio espugnarono un altro importante trinceramento, detto dei Razzi. Nasceva così il mito della brigata e di quelli che per gli austriaci saranno sempre i Rote Teufel, i diavoli rossi dal colore delle mostrine. Ricorderà malinconicamente Camillo Bellieni, valoroso ufficiale della Sassari, tornato molti anni dopo alle Frasche. Questa dolina deve essere proprio la Buca Frasche. L'aspetto esteriore è molto diverso, eppure quel camminamento che vi sbocca, aperto a colpi di gelatina, tutto a svolte. Io lo conosco bene. Fu fatto da noi, dai nostri minatori iglesienti. Alcuni di questi erano forse allievi del minerario di Iglesias, arruolati come guastatori per via della loro perizia nel maneggio degli esplosivi. Quando vi si recò Bellieni, ancora non esisteva questo monumento che oggi ricorda il sacrificio compiuto dalla Brigata Sassari in quelle giornate. Le sacre tombe dei fratelli morti vigilano fra di noi, recita come un monito la leggenda incisa sulla pietra. La brigata rimase sul Carso fino al maggio del 1916, impegnata più che altro in continue sortite, azioni assai spesso coronate da successo. Il 14 maggio gli austriaci scatenano una violenta offensiva. Sono i giorni della spedizione punitiva, la Strafe Expedition, che punta direttamente su Verona e Vicenza. Con una incredibile marcia di 180 km, la Brigata Sassari è in tutta fretta trasferita e quindi schierata sull'altopiano di Asiago, epicentro dell'attacco. Il 16 giugno comincia la controoffensiva italiana. Dalle cime di Monte Fiore e Castel Gomberto, ai piedi delle munite pendici del Monte Moshag e del Monte Zebio, la Sassari andrà all'attacco fino a luglio del 1917, nell'inutile tentativo di spezzare la resistenza austriaca. È il lungo, infernale anno sull'altipiano narrato da Emilio Lussu nelle pagine del suo celebre libro. Scrive Lussu: di tutti i momenti della guerra, quello precedente l'assalto era il più terribile. Pronti per l'assalto? L'assalto! Dove si andava? Si abbandonavano i ripari e si usciva. Dove? Le mitragliatrici, tutte sdraiate sul ventre imbottito di cartucce, ci aspettavano. Chi non ha conosciuto quegli istanti, non ha conosciuto la guerra. È una guerra assai diversa da quelle combattute in precedenza.
Regine incontrastate dei campi di battaglia sono le trincee, presidiate da matasse di reticolati dalle quali spuntano nugoli di mitragliatrici pronte al fuoco. Là i soldati attendono l'attacco avversario, pronti a loro volta a compiere il temuto sbalzo, l'assalto alla baionetta, una corsa a perdifiato allo scoperto sotto una gragnola di colpi ed esplosioni. L'eco della guerra si è spento, ma il terreno ne porta ancora i segni. La buca di una granata sul Monte Fior, dove oggi si abbevera il bestiame. La cima, ancora oggi solcata da interminabili trincee, nasconde gli accessi ai ricoveri utilizzati dai soldati durante i bombardamenti. Ancora tracce della presenza dei soldati. Le pendici del Monte Zebio, teatro di terribili assalti che ispirarono il racconto di Emilio Lussu, un silente testimone di quei terribili giorni, il cimitero di guerra della Brigata Sassari. Dall'altopiano di Asiago a quello della Bainsizza. Alla fine dell'agosto 1917 la Sassari è in linea, pronta a sostenere la nuova grande offensiva voluta da Cadorna. È l'alba del 15 settembre. I diavoli rossi scattano all'attacco delle quote 895 e 862, conquistandole. È nel corso di questa battaglia che il soldato di Guasila, Raimondo Scintu, riesce in un'azione pazzesca. Cattura da solo 5 austriaci, poi con pochi compagni ne sorprende altri 40. Infine, sebbene ferito, si avventa su un gruppo di ufficiali austriaci costringendoli alla resa. Gli sarà conferita la medaglia d'oro e Beltrame addirittura gli dedicherà una tavola sulla Domenica del Corriere. Per la brigata significherà la seconda citazione sul bollettino del Comando Supremo. Furono molti i prigionieri catturati. Una parte di loro finirà nel campo di prigionia allestito in Sardegna, nell'isola della Sinara. Numerosi morirono. L'ossario austro-ungarico ultimato nel 1938 conserva le spoglie di quei soldati che lasciarono tracce evidenti della loro permanenza sull'isola. Riconoscenti per l'umano trattamento riservato loro dal generale Ferrari, comandante della stazione sanitaria, gli dedicarono questo solitario cippo. Le malattie non risparmiarono neppure i soldati di guardia italiani.
Ottobre 1917. La guerra sul fronte italiano è ad una svolta. L'Austria è ormai esausta. Il comando austriaco comprende che il tempo gioca ormai a suo sfavore. È necessaria una grande battaglia risolutiva, capace di piegare definitivamente l'esercito italiano già duramente provato. L'operazione Waffentreue, fedeltà d'armi, scatta alle 2 di notte del 24 ottobre. Il segnale è un razzo rosso levatosi dal fondovalle. L'attacco è preceduto da un intenso fuoco d'artiglieria e dal lancio di gas asfissianti. In poche ore tra Plezzo e Tolmino si riversa una valanga di ferro e di fuoco, 3.300 pezzi d'artiglieria, 650 bombarde, 8 divisioni austriache e 7 tedesche. Epicentro dell'attacco è un paese il cui nome, da quel giorno, sarà sinonimo di disfatta, Caporetto. L'esercito italiano è travolto. La ritirata si trasforma in una immane rotta. La Brigata Sassari è tra i pochi reparti che tuttavia mantiene i ranghi in ordine, coprendo anzi la penosa marcia di ripiegamento delle truppe. Lo straordinario senso del dovere dimostrato dai sardi, ma forse soprattutto la grande intesa esistente tra soldati e comandanti, assicurò la compattezza della brigata. Come scriverà anni dopo Alfredo Graziani, uno dei più famosi ufficiali della Sassari: il grande segreto della Sassari sta tutto nell'affiatamento tra ufficiali e soldati. Uno per tutti, tutti per uno. La brigata continua il ripiegamento a tappe forzate sino al 9 novembre. Quel giorno è in vista del Piave. Tutti i ponti ormai sono stati fatti saltare, tutti tranne uno, quello della Priula. Un reparto della Sassari non è ancora passato. È il 7° battaglione, lo comanda il capitano Giuseppe Musinu di Tiesi. Si decide di ritardare la distruzione del ponte e attendere. Leonardo Mozzo, comandante della compagnia d'assalto della Sassari, così descrive quei drammatici momenti. Passa mezzogiorno, passa l'una e ancora il battaglione non si vede. Finalmente lontano avanza una colonna. Sono i nostri! Sotto il fuoco nemico la colonna ondeggia, esita, si scompone. Finalmente imbocca il ponte. Sotto gola abbassato, passo cadenzato. Il comandante è in testa. Arrivato all'altezza del gruppo dei generali grida: attenti a destra! Il battaglione rende gli onori! Commozione, lacrime, poi un grido irrefrenabile. Viva la Sardegna! Viva l'Italia! Fa assai freddo sull'altipiano di Asiago quel Natale 1917. La Sassari, passata alle dipendenze della 33esima divisione comandata dal generale Carlo Sanna, il mitico Babbu Mannu dei Diavoli Rossi, è nuovamente in linea. Si teme un colpo di mano degli austriaci. Nonostante la temperatura quasi polare, all'alba del 28 gennaio la brigata è pronta per la prima grande offensiva italiana dai giorni di Caporetto. L'azione, dove numerosi reparti sono impegnati, è stata preparata con cura. Bisogna assolutamente prendere il Monte Valbella, il Col del Rosso e il Col d'Echele. Un grido si leva dalle trincee. Forza Paris! La Sassari scatta all'attacco. La battaglia dei Tre Monti è cominciata. Prendono parte alla battaglia anche i ragazzi del 99, giovanissime reclute appena giunte dalla Sardegna, molte delle quali inquadrate in un battaglione del 45esimo Fanteria della Reggio. Queste rarissime sequenze, tratte da un cinegiornale francese dell'epoca, ci permettono di condividere quelle emozioni.
I vicentini si sono riversati per le strade in un delirio di voci e applausi. Viva la Brigata Sassari! Viva la Sardegna! Viva i Salvatori di Vicenza! E vengono i giorni dei terribili combattimenti sulle sponde del Piave. Fra il 16 e il 23 giugno, da Osteria di Fossalta a Capodargine, da Case Gradenigo a Losson, i sassarini sono impegnati in sanguinosi combattimenti, spesso condotti all'arma bianca. Le perdite sono ingenti. È in quei giorni che cade uno dei più promettenti intellettuali sardi, Attilio De Fenu, ufficiale della Sassari addetto alla propaganda. Fu questa la sua abitazione nella città di Nuoro. La lotta si accende accanita anche sul Montello. Nei pressi di Casa Serena si consuma una tragedia. Ormai sopraffatto dagli austriaci, cade, dopo un'eroica resistenza, il capitano Eligio Porcu di Quartu Sant'Elena. Insieme ai suoi soldati del 45esimo Fanteria della Brigata Reggio, aveva strenuamente conteso al nemico la posizione.
paese. Vigila l'intabarrato soldatino di Calasetta ancora dopo tanti anni. Egli non è certo tutta la grande guerra, ma forse nella sua silente compostezza, molto meglio di troppe vane parole, sembra invitare le nuove generazioni tanto a riscoprire la partecipazione dei sardi alla Prima Guerra Mondiale, quanto a rileggere alcuni fra i più importanti e troppo spesso ignorati tratti della storia recente d'Italia. Said